Ecco, una menzione di una certa rilevanza, perché sono cose molto orizzontali, sono classi con un utilizzo molto orizzontali, va fatta per gli stream bufferizzati. Vedi, gli stream bufferizzati aggiungono funzionalità, in particolare la funzionalità della bufferizzazione, a uno stream ordinario. Sono quattro, come al solito, una per ognuna delle quattro classi principali, ed è, secondo me, illuminante il loro costruttore. Vedete, tutti e quattro. Quindi input stream, output stream, reader e writer nella loro versione bufferizzata si creano con il ricevono il loro costruttore riceve un'istanza della classe capostipite. Quindi questo significa ad esempio che se voglio creare un reader bufferizzato dovrò passargli come parametro un qualunque reader. Quindi io posso prendere un lettore da file, da char array, da stringa, da rete, da pipe, da quello che mi pare, lo passo a Buffered Reader, al costruttore di Buffered Reader e l'oggetto che otterrò in cambio da questo costruttore fa sostanzialmente le stesse cose dell'oggetto che gli ho passato come parametro qui, ma avrà in aggiunta una funzione di bufferizzazione. Tutti gli esempi di codice relativi a questo modulo li potete trovare all'interno del progetto I/O su Eclipse. C'è qualche esercizio interessante per approfondire. Gli esempi di codice che vediamo adesso a lezione sono dentro Examples. Allora partiamo da Reader Writer, che è sostanzialmente un software che esegue, un piccolo programma che esegue una copia di un file di testo, in particolare esegue la copia di questo webpage.html, ok? È una pagina HTML qualunque scaricata da internet, è un file testuale. Ora, la copia avviene in quattro modalità, vedete, ci sono tre metodi che possono essere invocati su questo oggetto reader writer. Il costruttore della classe prende il file sorgente e il file destinazione su cui effettuare la copia e possiamo fare la copia con tre modi diversi. Ora, commento i secondi due, lasciamo soltanto il primo, copy no buffer. Quindi è una copia non bufferizzata, è il modo più semplice per copiare un file, perché ho scelto l'esempio di copiare un file perché la copia implica sia un processo di lettura sia un processo di scrittura, così vediamo entrambe le cose contemporaneamente. Come si fa ad esempio a copiare un file di testo? È molto semplice, vedete, basta inizializzare un oggetto file reader e un oggetto file writer, che sono le due classi per leggere e scrivere stream di caratteri su file. Si inizializza il reader e il writer su i nomi dei due file che sono stati memorizzati dal costruttore della classe quando gliel'ho passato come parametro. Il ciclo che esegue la copia è estremamente semplice, è questo. La copia vera e propria è questo while. Ok? Il metodo read del reader ritorna un intero che in realtà contiene il carattere appena letto, il metodo write del writer, della parte scrivente, prende l'intero e lo riversa su questo stream in scrittura. Ok, nel blocco finally, sia che ci sia stato un errore che no, chiudo gli stream. Ok, come abbiamo visto nel caso dei database. È tutto qua, estremamente semplice. Con system nano time, che abbiamo già visto in qualche occasione, memorizzo l'istante di inizio, memorizzo l'istante di fine e stampo sostanzialmente la durata dell'operazione. In questo caso stampo i megabyte al secondo copiati raccogliendo da un oggetto file inizializzato sul file da leggere la dimensione del file. Quindi facciamo play, copia eseguita, mezzo mega al secondo. Okay, performance drammatiche, drammatiche. Quindi dobbiamo introdurre, drammatiche perché è lente, okay? Ricordiamoci che un disco SSD di oggi, del 2020, può leggere centinaia di megabyte al secondo, 300, 400, 500, in base ai casi, in base ai modelli. Quindi siamo approssimativamente tre ordini di grandezza sotto le performance, almeno teoriche,
del dispositivo hardware che sto utilizzando. Proviamo a introdurre un qualche meccanismo di bufferizzazione. Commento. E decommento la seconda modalità. Copy line buffer. Ok, questo. In questo caso utilizziamo i meccanismi di bufferizzazione. Quindi come si fa? Inizializzo un oggetto buffered reader e non file reader e un oggetto buffered writer. Che cosa faccio? Faccio la cosa che vi ho descritto prima. Inizializzo gli oggetti buffered reader e buffered writer passando ai loro costruttori un reader e un writer generici. Quindi in questo caso, nello specifico, gli passo il passo al buffered reader il file reader e al buffered writer il file writer. Ok? Qual è l'unità di bufferizzazione più semplice per un file orientato ai caratteri? È la linea. Ok? Il metodo buffered reader introduce il metodo readline che legge una linea al posto di un singolo carattere. Quindi è molto simile a prima, c'è sempre un while che finché il metodo readline non fallisce, legge una linea e la passa al metodo write che scrive una linea sullo stream di uscita. Ok? Molto molto semplice. Il metodo il buffered writer non interpreta alcun tipo di carattere speciale, quindi la nuova linea devo stamparla esplicitamente attraverso il metodo newline. Okay? Questo non è un print writer, come ad esempio lo standard output è un writer normale, quindi esplicito il carattere speciale a capo. Lo eseguo, siamo passati a una velocità molto più elevata. 10 volte più elevata di 5 mega al secondo. Quale velocità sono comunque basse perché il file è molto piccolo, che quindi non si riesce ad arrivare a performance molto elevate. Vedremo qualcosa di più alto col file binario che è un'immagine un po' più grandina. La terza modalità è sostanzialmente uguale a prima, ma utilizza un print writer al posto di un buffered writer. È tutto uguale a prima, semplicemente lo scrittore è un print writer. Okay. Che prende sempre come parametro del suo costruttore un oggetto file writer per scrivere su file. La lettura usa sempre il metodo readline, la scrittura utilizza il metodo write perché questo essendo un print writer interpreta la capo, quindi non dobbiamo specificarlo in modo esplicito col metodo newline che abbiamo usato prima. Vediamo come funziona. Eccolo qua, copia eseguita, sempre 5 MB al secondo. Quindi tre modalità diverse per copiare un file a caratteri usando delle figlie di reader o di writer. Possiamo vedere la stessa cosa, speculare per file binari. È esattamente la stessa identica cosa. Ok? Però è riferita a un file binario e quindi utilizzeremo delle figlie di input stream e di output stream. In questo caso le possibilità alternative sono quattro perché ne ho aggiunta una che non ho menzionato prima, adesso la vediamo. La modalità più semplice anche in questo caso è la copia senza alcun buffer, quindi copy no buffer. Andiamo a vedere il codice di questa copia. Eccolo qua, copy no buffer, è molto molto simile a prima. Quindi ho un file input stream e un file output stream per leggere e scrivere. Li inizializzo e ho il solito metodo read che legge un byte alla volta e un metodo write che scrive un byte alla volta. Il byte letto e il byte scritto sono in realtà incapsulati all'interno di un int, vedete b è una variabile intera per come è fatta. Per come sono fatte queste classi in Java. Finita l'operazione, chiudi due stream. Molto molto semplice, è lo stesso ciclo while di prima. Facciamo play. Vedete, questo file è diversi mega, lentezza tremenda. Ok? Un quarto di megabyte al secondo, assolutamente inaccettabile. Andiamo a vedere invece questo esempio.
Questo esempio utilizza un buffer, ma è un buffer in gestione, lasciato in gestione all'utente. Okay? Questo esempio viene ripetuto 20 volte perché modifichiamo la dimensione del buffer che utilizziamo per leggere e per scrivere. Quindi il parametro che passiamo a questo metodo è la dimensione del buffer che userà per leggere o per scrivere. Sono le prime 20 potenze di 2, okay? Quindi da 1. 2 alla 0 a 1 milione, che è 2 alla 20, 1 milione, 1 mega, quindi usiamo un buffer di 1 mega, nel caso del buffer più grande. Andiamo a vedere, copy user buffer, eccolo qua. Anche in questo caso è sostanzialmente identico a prima, l'unica differenza è che, vedete, il metodo read prende un oggetto, questo vettore di byte, di una certa dimensione, inizializzata qui, che gli passiamo dal main, e l'oggetto write prende come parametro questo stesso oggetto vettore di byte. Quindi la read legge un blocco di byte, la write scrive un blocco di byte. Vediamo come cambiano le performance modificando la dimensione di questo buffer. Ovviamente la prima esecuzione uso un buffer microscopico di 1 byte come nel caso precedente, vedete, man mano che incremento la dimensione del buffer, l'esecuzione è sempre più veloce. Si passa da 1/4 di megabyte al secondo, leggendo 1 byte alla volta, fino a 530 mega al secondo, leggendo 1 megabyte al posto di 1 byte alla volta. Quindi questo è per farvi capire anche che impatto ha la bufferizzazione all'interno dei processi di input/output, anche perché i sistemi operativi non scrivono immediatamente tutto quello che gli dite di scrivere, ma ci sono delle cache all'interno del kernel per evitare questo processo, perché scrivere a blocchi è estremamente, estremamente più veloce rispetto a scrivere un carattere alla volta. Vediamo un altro caso, commento questo. Che è copy system buffer, un'altra modalità ancora per fare questa operazione. Che cos'è copy system buffer? È una copia bufferizzata che però al posto di lasciare all'utente la scocciatura di dover ridimensionare il buffer caso per caso, utilizza un lettore, uno scrittore bufferizzato dato a disposizione da Java. Li abbiamo visti, sono buffered input stream e buffered output stream, speculare quello che abbiamo visto prima con reader e con writer. Come funzionano? Stessa cosa. Al posto di creare un semplice file input stream o file output stream, creo le loro versioni bufferizzate, passandogli le versioni semplici, queste due, come al costruttore dei due oggetti bufferizzati. Una volta che ho scritto questo, il codice rimane identico alla prima versione, quindi ho semplicemente un while con dentro una read e una write che apparentemente leggono un intero alla volta, ma in realtà non leggono un intero alla volta, ma utilizzano al loro interno un buffer automatico. Quindi facciamo play, vedete 20 megasecondo. Notevolmente più veloce della versione normale, nonostante il codice, vedete, sia identico alla prima. C'è un while in cui leggo un intero B e scrivo questo intero B sul writer. Questa è la versione, vedete, scusate, questa è la versione no buffer, è identica. Leggo, metto in 1 byte, in un intero, e scrivo quell'intero sullo scrittore. Codice identico, tutta la bufferizzazione è fatta all'interno di questa classe. Ok, molto comodo perché non richiede un intervento esplicito da parte del programmatore. Nel caso in cui i file che volete leggere e scrivere non siano eccessivamente grandi, c'è anche un'altra modalità che quasi sempre garantisce le massime performance per copiare i file, per leggere e scrivere i file, che è farlo single pass, in una singola passata. Quindi leggo il file in un blocco solo, se ho abbastanza RAM, scrivo il file in un blocco solo, okay? Non frammento in nessun modo la lettura, la scrittura. Andiamo a vedere il codice, questo qua, copy single pass. Ok? Come funziona?
Vedete, io semplicemente creo il solito file input stream e file output stream, quindi le loro versioni semplici. Però tutta la copia, vedete, non è più basata su un while, non c'è più nessun while, ma ci sono due operazioni. In uno leggo tutto il file, nell'altro scrivo tutto il file. Come faccio? Semplicemente il buffer di caratteri che leggo è esattamente grande come il file. Quindi inizializzo un oggetto file che rappresenta il file sorgente, col metodo length imparo quanto è grande, lo metto nella variabile size e poi creo un buffer di byte di dimensione size. Molto semplice. Una volta col buffer della dimensione giusta, faccio una lettura, un'unica read e un'unica write per l'intero buffer. Faccio play, vedete, molto molto veloce. 520 megasecondo. Okay. Sfrutto completamente le performance dell'hard disk che è installato su questo computer.